Cosa vuole che io mi pronunci sulle frasi? Dovrei pronunciarmi su molte frasi, non solo del ministro Boschi. Ci vuole libertà per tutti. Ci vuole libertà per tutti e nessuno può però dire io difendo la Costituzione votando no e gli altri non difendono la Costituzione, perché questo mi offende anche a me reca un'offesa profonda. Quindi grande sobrietà, un po' più di pacatezza, di obiettività, si discuta della riforma e, come ho detto già ieri sera, perché è importante, anzi necessaria per l'Italia. Danno talvolta nella storia e nella vita delle persone questi intrecci strabilianti che hanno avuto tanta importanza appunto perché potessimo noi tutti ancora apprezzare e, come dire, possedere al meglio l'eredità letteraria, oltre che politica e morale, di Antonio Gramsci. Grazie. Soprattutto ci insegna a fare politica pensando, a basare le scelte politiche sulla conoscenza storica e sulla riflessione culturale e intellettuale. Gramsci fu capo di partito, ma poi lasciò non soltanto come eredità la sua esperienza di capo di partito, di combattente politico e di martire antifascista, ci ha lasciato questa grandissima lezione di metodo, di cultura e di identificazione tra politica e cultura. Grazie. La cosa che manca oggi, la cultura, la politica? Si sente largamente questa mancanza. Grazie.